Ora c'è un altro nostro redattore, Giulio Montanari. Un bel applauso per Giulio. Allora, innanzitutto buonasera. Io le volevo chiedere, Tohir è dal 2013 il presidente dell'Inter e ora Mr. B è vicino ad acquistare il 40% delle quote del Milan. Secondo lei questi sono i due uomini giusti per risollevare Inter o Milan, oppure sarebbe stato meglio rimanere attaccati alle tradizioni con due dirigenze storiche come quella di Moratti e di Berlusconi? Non so se sono i due uomini adatti, però ti posso dire con estrema certezza che Moratti e Berlusconi si erano e si sono stancati di ricoprire questo ruolo da ricco scemo. Voi non ve lo ricordate, ma il Conte Rognoni, parliamo degli anni 70, quando a Cesena organizzava il convegno sul calcio, amava dire: oggi abbiamo con noi molti ricchi scemi. I ricchi scemi erano i presidenti delle società di calcio, cioè quelli che a quei tempi investivano senza alcun tipo di ritorno. Moratti ha avuto sicuramente uno straordinario ritorno dovuto dai risultati ottenuti, però Moratti ha speso veramente l'inspendibile. Troppo, perché poi ovviamente è andata a incidere anche le casse di famiglia. Lì ha un fratello che si occupa, come dire, più dell'azienda, no, rispetto al calcio, che gli ha detto: beh, adesso basta. Allora è arrivata la Pirelli, c'è stato Tronchetti Provera, che anche lui ha contribuito alle vittorie e ai successi dell'Inter, però anche lì a un certo punto i cordoni sono chiusi, il rubinetto si è bloccato. E aveva necessità di trovare un qualcuno in grado di poter assicurare all'Inter, e vi posso garantire che se Moratti ha deciso di cedere l'Inter a Tohir è perché ha avuto quelle garanzie a livello, come dire, di certezza di capacità economica per poter far rimanere l'Inter a quegli standard. Per la famiglia Moratti l'Inter è una religione, è un figlio, non so come definirlo, non può concepire uno svilimento o un futuro incerto per questo bambino, per questo figlio. E quindi insomma io credo che adesso Tohir dovrà uscire allo scoperto, dovrà finalmente farci vedere il suo portafoglio. Per la prossima stagione. Se tiene i soldi con il portasoldi o dentro il portafoglio o con l'elastico, però insomma i suoi soldi li deve tirar fuori finalmente e far vedere che cosa vuole fare di quest'Inter. Berlusconi credo che sia arrivato a capolinea, ha detto basta, le sue aziende hanno notevoli problemi economici e quindi non può far gravare sui bilanci complessivi anche l'enorme buco creato dal Milan. Ok, grazie. Grazie Giulio. Andiamo un po' argomento. È stata tolta, l'ho detto prima, l'argomento è stato depennato, certo. Ora Iola si mette al sui giovani adesso. Ora al primo posto niente la Iola. No, invece cambiamo un po' argomento, invece. Una volta il giornalista Paolo Sconcerti mi disse: io ormai sono giovane vecchio, però di consigli ne ho sempre bisogno. Invece loro appunto sono proprio giovani. Tu che consiglio daresti appunto alla redazione Passione del Calcio, che appunto ha tanta passione, perché poi è quello che ci unisce, tanta determinazione e voglia di arrivare, di centrare il loro obiettivo e il loro sogno? Continuare a inseguirlo questo sogno. Non arrendersi davanti alle mille, ma che dico, davanti al milione di difficoltà che quotidianamente potrete incontrare sulla vostra strada. Non mi vergogno a dire che io oggi sì, posso dire di aver avuto una carriera bella, bellissima, esaltante, molto fortunata, ma ci sono stati all'inizio dei periodi molto duri, perché passavano gli anni e il contratto non arrivava mai, perché c'era sempre qualcuno che ti superava a destra, perché
non ti davano mai certezza del futuro. E allora arrivavano anche momenti di depressione, arrivavano anche gli sfoghi, arrivava anche il chiedersi ma forse sto sbagliando tutto, forse aveva ragione papà, forse. Ecco, io credo che intanto le difficoltà fortificano, intanto voi lo sapete, già l'avete capito, che su questa vita non ti regala niente nessuno, tutto quello che ottieni lo devi ottenere tu anche con le unghie, ma sempre avendo davanti a te la stella cometa di questo traguardo, riuscire a fare il lavoro più bello del mondo. Però per poterlo fare questo lavoro più bello del mondo bisogna mettersi d'accordo sin dall'inizio. Non è un impiego, l'impiego è un lavoro che prevede un cartellino, un orario d'ingresso e un orario di uscita. Questo lavoro, questa professione è H24. Io personalmente sono cresciuto con un mito, quello dell'inviato speciale, quello che aveva la valigia pronta con un piccolo necessaire, due camicie di ricambio e una giacca accanto al letto, pronto a scattare se arrivava la telefonata del direttore che diceva devi partire, c'è un aereo militare che ti porta dall'altra parte del mondo, senza se, senza ma, senza dire c'ho l'influenza, mia moglie sta male, è morta nonna, si partiva. Questa telefonata a me non è mai arrivata nel cuore della notte, però me ne sono arrivate tante anche di buon mattino, e bisogna essere sempre disponibili, sempre pronti, tralasciare la famiglia, rinunciare agli amici, rinunciare alle vacanze, rinunciare a tutti i piaceri che per gli altri rappresentano l'unico piacere o gli unici piaceri di una vita di lavoro. Partiamo dal concetto che noi non lavoriamo, noi ci dobbiamo divertire, e quindi possiamo rinunciare ad altri divertimenti perché noi ci abbiamo il più bello, che è quello di poter fare il giornalista. Fare il giornalista significa far vivere delle emozioni, ma prima di farle vivere a loro le dobbiamo vivere noi, le dobbiamo, come dire, metabolizzare, se volete anche arricchire di particolari e trasferirli agli altri. Dovete continuare ad essere sempre curiosi, mai paghi, dovete consumare più le scarpe, dovete cercare ove possibile di andare sul posto e seguire l'evento che si sta svolgendo con i vostri occhi, perché i vostri occhi hanno un, come posso dire, un angolo di ripresa diverso da un altro paio di occhi. Voi potete captare delle cose che la persona che è accanto a voi non ha recepito. Internet è un mare immenso, straordinario, ricco di tutto. Però attenzione, Internet è la rovina della nostra professione. Internet ti consente di fare il giornalista stando, come dicevamo prima, anche sotto una palma alle Bahamas. Ricevo una telefonata, il caporedattore o il responsabile mi chiede di scrivere un articolo sull'Inter. Anche se sto alle Bahamas, io sono in grado di attingere qualunque tipo di informazione e scrivere queste 30-40 righe per il giornale che mi ha chiesto il pezzo. Ma se io andassi a, come si chiama, Interello, e potessi vedere gli allenamenti, se potessi seguire anche gli sguardi dei calciatori, se potessi capire il rapporto con i tifosi, beh, probabilmente vi farei una mia idea che sarei in grado di trasferire con maggiore, come dire, precisione ai miei lettori o ai miei radio teleascoltatori. Quindi essere il testimone presente sul posto è ancora oggi il valore aggiunto migliore che si possa dare alla professione. Grazie Fabrizio per questo. Volevo aggiungere una cosa, tu hai usato la parola emozione, insomma, che
io e anche Erika adesso cerchiamo tutti i giorni di formare questi ragazzi, dare loro visibilità, però l'emozione che loro provano e ci raccontano, a me insomma personalmente, ma anche a Erika, è tutto. Nel senso e quella è la chiave, è la chiave per riuscire, emozionarsi. La mia passione condivisa con gli altri, che vedo comunque regaliamo gioie, perché si vede ai loro volti, dalle loro emozioni, questo è qualcosa che è unico, che fa parte di questa professione, che io dico che più che altro è una missione. Più con la... Una vocazione, veramente. Adesso Fabrizio Moretto. Fabrizio Moretto. Buonasera. Buonasera. Allora, io rimango sempre in tema lavoro, diciamo. Volevo sapere quali sono le differenze vere che nota quando si passa da scrivere, da parlare, insomma, di una realtà locale a una realtà nazionale. E poi volevo chiederle quanto è stato difficile lasciare la redazione sportiva, insomma, qualche anno fa. Dunque, tu mi chiedi... Perdonami Fabrizio, ma raffia di domande, perché siamo nella quarta parte, poi ci sono anche Federica e Giorgio con le domande, perciò... Sarò brevissimo. Ma mi pare di aver capito la domanda, e la risposta potrebbe essere cambia l'argomento. Cioè, se tu ti occupi di una realtà locale o scrivi per una realtà locale, ovviamente l'argomento di cui tu dovrai parlare o scrivere è, come dire, più piccolo rispetto ad uno che invece deve parlare o raccontare, perché deve scrivere un qualcosa per una realtà nazionale. Quindi è l'argomento, ma questo non vuol dire che ci debbano essere le differenze né di impegno né di capacità, di desiderio di trasferire più notizie o, in caso di commento, dare il commento più scevro da condizionamenti possibili. Il giornalista si fa sempre nello stesso modo, non cambia, sia che tu lavori in una piccola televisione o piccolissima radio locale, o che tu lavori per una grande emittente nazionale, questo non cambia. Quanto è stato difficile? Per me niente, assolutamente non è stato difficile lasciare la direzione di Rai Sport. Io ho diretto Rai Sport per troppi anni, addirittura ci sono caduto due volte, la prima 4 anni e poi successivamente, dopo un intervallo di 1 anno e mezzo, per la seconda volta per altri 3 anni. Mi sono dimesso nel 2006, mi sono dimesso da campione del mondo, e vi racconto brevemente com'è nata questa idea. Campionati del mondo di Germania, noi come quartier generale dell'informazione RAI eravamo a Monaco di Baviera, la nazionale, lo ricorderete, era Duisburg. Io dovetti andare la sera prima, 2 sere prima della finale, della finalissima, a Duisburg per prendere degli accordi, perché avremmo voluto fare una grande festa al rientro, nel caso in cui bla bla bla, una grande diretta per il rientro degli azzurri a Roma. Ovviamente arrivai e come mi guardavano, tutti si giravano, perché non volevano affrontare un discorso del genere per scaramanzia. Comunque, insomma, poi alla fine lo affrontai con Abete, Valentini e ovviamente Lippi. Tra l'altro abbiamo vinto, abbiamo fatto una grandissima trasmissione, una diretta di quasi 10 ore il giorno dopo, e con Lippi mi sono trattenuto anche a cena e dopo cena. Quando siamo rimasti insieme lui ed io, lui mi confessò che, a prescindere dal risultato della finalissima, lui avrebbe rassegnato le dimissioni, perché il suo ciclo lo riteneva concluso. Io l'ho guardato e gli ho detto: lo sai, mi hai dato una grande idea, Marcello, io mi sa che faccio come te, a prescindere da come vada io mi dimetto. Ma non ce la facevo più, mi ero ammalato, era... Perdone, questo è lo scoop che ci voglio dire ieri in radio, oppure ce n'è un altro in serbo? Un altro in serbo? Per me era finito. Perché? Perché la professione, perlomeno insomma, a un certo livello, la vedevo assolutamente rovinata, senza uscita, eccessivamente politicizzata, sindacalizzata, poi il mondo del calcio, il mondo dello sport non mi appassionava più, ero particolarmente turbato da Calciopoli, disgustato da alcuni comportamenti, alcuni anche da parte di esimi giornalisti e colleghi. Insomma, era un mondo nel quale io non mi ritrovavo più.
quindi non mi ha fatto assolutamente nessun tipo di fatica, anche perché poi la fortuna a cui facevo prima riferimento mi ha portato a vivere un'esperienza meravigliosa negli Stati Uniti. Ho vissuto 4 anni a New York facendo un altro mestiere, il presidente e l'amministratore delegato di una consociata RAI. Sono rientrato in Italia e dal 2010 ricopro il ruolo di direttore delle relazioni esterne della RAI, quindi non faccio più giornalista, non faccio più giornalista sportivo, non faccio più il direttore di RAI Sport, però la vita continua, anche quella professionale, e mi piace così. Grazie.